Pronto? Sì, va bene. Arriviamo. Il mio nome è Gerda, il mio socio è Dante. Noi lavoriamo per Pick, il boss più potente sulla piazza. Rapine, grassazioni, pestaggi, eliminazioni sono il nostro pane quotidiano. Esatto. Ogni lavoro assegnatoci è un lavoro eseguito. Abbiamo avuto una fase calante ultimamente. Succede anche ai migliori. Ma adesso siamo di nuovo in pista. Già, perché noi siamo i migliori. Puoi ben dirlo, socio. Ehi, Gerda, hai visto le mie banane? Ti ho detto che non le ho viste. Pianti di mangiare banane. È tutto il giorno che mangi banane. Che cazzo sei, una scimmia? Le banane sono buone e poi contengono potassio. Ti faranno venire la cagarella, ecco cosa ti verrà. E poi hanno quella buccia schifosa che quando la calpesti ti sporca tutte le scarpe, sempre che non voli a terra. E io ci tengo alle mie scarpe. L'eleganza è importante. Perché? Non sono elegante? No, non lo sei. E se non ci fanno entrare nel locale per colpa tua è un casino. Questa missione la dobbiamo portare a termine per bene. Lo hai sentito, boh, davvero? Chi dobbiamo ammazzare questa volta, signor Boda? Nessuno. Conoscete Ciro Perozzi? Detto lo scontrino. Era genio della cosca di Tony il Catramaro. Lui teneva tutta la sua contabilità in Svizzera e aveva un pechinese. Spampanaro l'ha ammazzato e l'ha seppellito sotto la Torino Milano.
perché gli aveva pisciato sulla ruota della macchina appena lavata. Eh no, questo non si fa. Se qualcuno mi piscia sulla ruota della macchina, gli sparo pure io. Infatti, che entri in un bar e vada al bagno, ma non si piscia sulla ruota della macchina. E specie se appena lavata. Il cane ha pisciato, non Scontrino. Certo, signor Bod, avevamo capito. Scontrino ha tutti i numeri dei conti correnti in Svizzera e ha deciso di bastarli a picche, in cambio del 20%, più la protezione a vita. Questa è un'occasione d'oro per fare fuori l'organizzazione del Catramaro e fregarsi tutti i suoi soldi. E non vi devo spiegare quanto picche ci tenga a questo lavoro. No, 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 certo che no, signor Bod. Ma noi che dobbiamo fare? Dovete andare al Caramamma, il club di Frank Brizzolato. A fianco al ristorante cinese di Wang Go, il delegato locale delle triadi di Hong Kong, per levare Scontrino, prima che il killer di Spampanaro lo faccia fuori. Ma, mi scusi, signor Boda, non conviene se a sto Scontrino lo facciamo secco? E magari ci teniamo anche il 20%. No, Scontrino tiene tutto a mente. Se schianta, se rimane in coma, se rimane deficiente. Se gli succede una qualsiasi cazzata, noi non possiamo più fregare i soldi di Spampanaro. Quindi, lo vogliamo integro, vivo, vegeto e profumato di Chanel numero 5. Entro stanotte. Intesi? Sì, signor Boda. Ma come lo riconosciamo, sto Scontrino? Sarà vestito elegante, tranne che per le scarpe. È un fottuto feticista ossessivo per le scarpe. Avrà delle scarpe strane. Lo riconoscerete da quello. Solo da quello? Cosa c'è? Volete la sua immagine in 3D? Nessuno ha la fotografia di Scontrino, neanche gli sbirri ce l'hanno. E adesso fuori dai coglioni, che devo lavorare. Ehi, occhio! Che la corda si sta accorciando e il vetro si sta ingiallendo. Quindi, niente puttanate, o vi spedisco dall'osteopata. No, l'osteopata no! Sì, l'osteopata sì! Allora, l'hai finita o no sta banana, che dobbiamo entrare? Se no poi la senti tu quella testa pelata da biliardo. Mi state ascoltando, coglioni? La corda si sta accorciando. Prima o poi a quello io gli stacco le orecchie a morsi. Io ho più capelli di te! È chiaro? È per te. Pronto? Dì a tuo compare. Che la testa pelata da biliardo ce l'ha lui. E che le orecchie a morsi ve le stacco io. A tutti e due! Sì, signor Boda, lei è un capellone in confronto a Gerda. Ah, un'ultima cosa. Fate attenzione a Lula Stecca. È il buttafuori più pericoloso della città. Ed è ferocissimo. La Stecca perché è alto e magro? No. La Stecca perché se vi becca, con le vostre palle ci gioca a biliardo! Rotti i coglioni. E voi chi cazzo siete? Ce l'avete la tessera per entrare? La tessera? Su via, nanerottolo, scansati. Facci passare, che sennò ti fermiamo lo sviluppo. Vaffanculo. Debosciati cazzi mosci. Senza tessera qui non si entra.